Lettura dal Santo Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra le gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura, dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studi e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Tra loro sorse una discussione. Tutta la vita di Gesù è stata una vera provocazione per le persone che lo hanno ascoltato e hanno visto la sua forma di procedere. Era motivo non solo di provocazione, ma anche di discussione tra gli ebrei. San Giovanni colloca questa situazione oggi a Gerusalemme, luogo dove culminerà la sua vita, e dopo aver parlato liberamente nel Tempio e aver agito a favore degli emarginati. La liturgia in questo tempo di Quaresima a poco prepara la nostra mente e il nostro cuore a scoprire perché anche Gesù è stato accolto male, molto poco compreso, ed è stato un ostacolo alla religione incompresa, come ogni profeta, anche se questo con più ragione perché è l'inviato di Dio. I semplici scoprono in lui il profeta che agisce in nome di Dio, che le sue parole convincono e sono vere perché legate alla sua azione. Sia le sue parole che i suoi gesti sono sempre buoni e parlano di un Dio di amore, tenerezza, affetto e che vuole dignità per tutti. I sicuri di sé, quelli attaccati alle leggi e alla loro chiusura, cercano argomenti assurdi per non dire scuse, per non accettarlo e anche per condannarlo. Nessuno ha mai parlato come quest'uomo. Certamente le parole di Gesù erano commoventi. Le sue parole sostenute dai fatti a favore di coloro che la religione, i capi del Tempio e il potere politico emarginarono, furono qualcosa che suscitò ammirazione, simpatia e, insieme ad ammirazione e simpatia, grande seguito e fiducia in lui. Oggi nel nostro mondo Gesù continua ad essere per molti un personaggio non solo ammirato, ma soprattutto qualcuno che ci dà un senso alla nostra esistenza. È anche un personaggio dimenticato ed emarginato, poco conosciuto. Tra i suoi seguaci, anche se con difficoltà, cerchiamo di scoprire e vivere i suoi insegnamenti. Realizza i tuoi valori e cerca di eliminare tutte le richieste che celebrare la Pasqua porta con sé. Quindi, la sua prossima celebrazione ci spinge a ripensare seriamente alle esigenze del nostro essere seguaci, a rispondere a ciò che ci ha insegnato e soprattutto ha fatto. È un buon momento
per scoprire quanto è grande l'amore che Dio ha per noi, quanto grande dà all'umanità il fatto che ci siano persone che forniscono un servizio liberatorio agli altri, quanto è importante comunicare che non c'è amore più grande di quello che dà la vita per gli altri e come quella vita data è data finisce nella vita. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.